Ciao a tutti, oggi altro video in collaborazione con la mia amica Sandra. Abbiamo deciso di fare 3 card per il Project Life, 3 abbellimenti per il Project Life. Se non sapete cos'è, andate sul suo canale che stamattina ha mandato una breve descrizione, spiegazione di che cosa può essere un Project Life. Bene, detto questo, ora vi faccio vedere le 3 misure, perché abbiamo deciso di farlo 3 misure diverse. Allora, la prima vediamo che è 10x10, noi vediamo scritto 100 perché è in millimetri. Poi ne abbiamo una che è 10,1x15,2. E poi quest'altra, che è quella che andremo a realizzare oggi, che è 10,1x7,6. E andremo a realizzare proprio dolci ricordi. Detto questo, andiamo sul nuovo documento, ci apriamo una nuova tela. Prima di tutto dobbiamo andare in questo sito qui, www.dafont.com. Andiamo in script varie e nella prima pagina troviamo armonioso ed è il font che abbiamo usato per le card. Facciamo scarica, lui ve lo scarica, io ora non lo faccio perché l'ho già scaricato questa mattina, faccio annulla. E una volta scaricato lo installiamo sul nostro PC. Poi ci apriamo Silhouette Studio. Ci prendiamo il disegno rettangolo con i bordi arrotondati e ci disegniamo un rettangolo. Ora dobbiamo andare a dargli la misura che abbiamo detto, cioè 7,6x10,1. Quindi andiamo in questa opzione scala e togliamo blocco aspetto e mettiamo i valori. Ah, scusate, dobbiamo selezionare il rettangolo. E diamo i valori che abbiamo detto, quindi 70,6 e 100,1. Facciamo inserire, ecco qua il nostro rettangolo. Ora dobbiamo dargli l'offset interno. Andiamo, apriamo la finestra offset, facciamo interno e diamo un valore di 5. Lasciamo evidenziato arrotondamento e facciamo inserire. Ecco qua la nostra cornice, diciamo, perché ora andremo a scrivere in mezzo e verrà inglobato nella cornice. Quindi dopo Silhouette, quando taglierà tutto quello che non ci serve, poi capirete mentre lo fate. Ora mettiamo da parte un attimo questo, vado a prendere l'opzione testo, ci andiamo a prendere il nostro font che abbiamo scaricato e installato nel nostro PC armonioso e scriviamo dolci. Poi clicco fuori per confermare, prendo ancora lo strumento testo e faccio i ricordi. Ora selezioniamo, scusate, questo, gli do un valore minore, vado a 48 e faccio lo stesso in questo, clicco 2 volte, seleziono e do 48. Ora prendo il mio rettangolo, quello centrale, mi raccomando, lo posiziono sull'area lavoro, mi porto più vicino
in modo da vedere dove devo posizionare e lo posizioniamo, vedete, mi raccomando, deve sbordare sia da un lato che dall'altro, così, appena, perché poi questo serve per inglobarlo nel nostro rettangolo. Portiamo un po' più stretto, perché questo, perché questo poi sarà più grande rispetto a questo, perché questo, come vedete, c'è poco da modificare. Appena un pochettino qua, ecco fatto. Fatto questo, ritorniamo indietro alla visualizzazione intera, selezioniamo tutto e andiamo nella finestra modifica e facciamo sottrai. Ecco qua, vedete, questi servono questi spazi, vuol dire che è stato inglobato, adesso ve lo faccio vedere, facciamo raggruppa, ed è stato inglobato nel nostro contorno. Torniamo indietro alla visualizzazione intera, prendiamo il nostro rettangolo di prima, selezioniamo tutti e due, andiamo in allineamento, facciamo allinea al centro e allinea a metà, in modo da portare tutto il bordo alla stessa distanza. Fatto questo, facciamo raggruppa e la nostra card è terminata. Come vedete, è semplicissimo da fare e vedrete che quando avete tagliato e posizionato sulle vostre foto fa un bel effetto. Io spero di essere stata chiara. Se avete qualche dubbio o avete qualche domanda o qualche richiesta, scrivete nel box sotto oppure mandatemi un'email. Come ho detto prima, se non sapete cos'è un Project Life, andate nel canale di Sandra che lo ha spiegato benissimo stamattina. E noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!